Buonasera a voi tutti per la sesta volta. Siamo arrivati al giro di bordo, forse, anche se le regate non mi piacciono e vanno troppo di moda. Come introdurre un tema pari agli altri del resto che l'hanno preceduto? Io penso in maniera rapida e leggera. Mi sono venuto in mente a proposito delle due endiadi, socialismo, cattolicesimo io intendo, poi quello che diranno i relatori non è certo monopolio mio, ovviamente intendo il cattolicesimo sociale, di stampo sociale, e il confronto nord-sud che si intreccia con la prima, col primo binomio. Ma mi è venuta in mente una canzone di Rino Gaetano, che leggo alcune strofe, non a caso si intitola Stoccolma, che per il movimento socialista non è certo una cosa da poco. Si potrebbe andare a Stoccolma, ovviamente non dice musica. Si potrebbe andare a Stoccolma tutti insieme, ma andiamo a Stoccolma tutti insieme, ma con calma. Sulla nave che porta a Stoccolma, donne bionde con fiori e ghirlande, tanti dischi, tante bande. Dai, andiamo a Stoccolma, dove se mangi stai colma, dove potrai dire con calma, io Stoccolma a Stoccolma. Sulle strade che vanno a Stoccolma non c'è buche né fango né melma. Noi, ovviamente in italiano, noi viviamo in un mondo di melma, anno 78, dove ogni mattina è una salma, quindi andiamo a Stoccolma, dai andiamo a Stoccolma, eccetera. Lo stesso cantante, pochi mesi dopo, con un timbro invece Latin America, scriveva e cantava Sombrero. Caballero della Pampa, amico del pueblo, amico de Dios, quindi tutti e due. Andale manito hermano, con coraje e corazón. Nacque già sopra un cavallo, aveva un fucile e un mantello nero. Lo chiamarono Pedro Felipe, però per la gente è solo Sombrero. Teneva timor de Dios e il pelo cortato e il cuore caliente. Viveva sempre da solo, col suo sombrero amava la gente. Questo mi richiama molte cose, ne dico solo alcune. Anzitutto, riprendendo il titolo, ma soprattutto il contenuto di un libro recentissimo di Giuliano Garavini, intitolato appunto, che porta il titolo Dopo gli imperi, l'integrazione europea nello scontro nord-sud. L'integrazione europea non è solo e non è soprattutto in questo volume il processo pur importante che ha visto al lavoro appunto il cattolicesimo sociale, che potremmo definire in maniera con una crasi nella triade SPAC, Schuman, Femlen, cioè Belgio, Francia, Germania, il cuore dell'Europa, e poi ha visto anche attivamente la SPD, soprattutto a partire dall'autunno del 59, dopo il lavacro, dopo il bagno, dopo la revisione l'ennesima, questo non è un giudizio di valore, di Bad Godesberg. Il volume si interessa invece di quelle che sono le radici non solo cronologiche del processo di mondializzazione, in cui l'Europa riveste un ruolo da protagonista ma al tempo stesso da attore anche, ahimè, negli anni tra i 60 e i 70, a mio avviso, a
abbastanza passivo, smarrendo in sostanza da una parte ciò che di buono la Chiesa, penso soprattutto a partire dall'enciclica Rerum Novarum del maggio 1891, aveva prodotto nel periodo tra le due guerre, almeno fino a quel periodo, e poi aveva ripreso con un filo smarrito e interrotto non solo dal conflitto mondiale, sapete le polemiche che ci sono sulla figura e sul ruolo di Pio, in parte anche di Pio XI, soprattutto di Pio XII, aveva ripreso con Giovanni XXIII, per esempio uno degli ultimi interventi proprio nella sua città natale di Bergamo, insomma, penso a quello, ma lo smarrimento anche dell'azione e del pensiero di una figura che fin dalla prima lezione, fin dal primo intervento che tenne qui Pombeni, è stata evocata, cioè quella di Amintore Fanfani. L'anno scorso, a cavallo tra l'8 e il 9, ci sono state una serie di convegni di taglio, non solo celebrativo, anche in parte di ricerca, di studio e di innovazione su questa figura, sull'opera, non nel senso così encomiastico, ma effettivamente e praticamente di cattolicesimo sociale sul campo di economia sociale. Se vi ricorderete, la volta scorsa parlavamo del passaggio dall'economia morale all'economia politica, che è un passaggio che non si può eludere, il passaggio dalla corporazione, dal corpo, all'economia di mercato, che non nasce di per sé come un bene già dato e acquisito per sempre. Quindi questo smarrimento ancora oggi noi ne scontiamo e ne subiamo le conseguenze. È ovvio che sia il processo di integrazione europea che il ruolo che il papato, io uso il condizionale perché secondo me non lo sta svolgendo, potrebbe oggi svolgere, sono due temi, sono due fattori di un'importanza veramente, veramente imprescindibile per riprendere in che chiave, non lo so, ma comunque un confronto tra Stoccolma e, vorrei dire, non lo so, non è provocatorio ormai dirlo, tra Caracas, La Habana e forse La Paz o la capitale, o Brasile, insomma la capitale amministrativa, per un'Europa che veramente voglia avere un ruolo attivo di pensiero e di azione propulsiva, insomma, anche di exemplum, e non sia solo un oggetto attraverso il quale passano, transitano le persone e le merci per nuovi o nuovissimi continenti. Lascio la parola a questo punto, abbiamo già parlato e detto più del dovuto al professor Franco Cardini dell'Istituto Superiore di Scienze Umane di Firenze. Ti ringrazio per avermi.